Cari amici, vicini e lontani, bentornati. Questa settimana avremo una settimana da poker. Abbiamo portato, invitato qua sulla nostra chat vocale radio i migliori pezzi da 90 della cultura italiana su vari fronti. Pertanto è con molta gioia che presento Oronzo Liantonio. Lui chi è? È un analogista, che non è una parolaccia. Ma la sorpresa ve la lascio dopo la sigla che parli la nostra Ornella. Allora, come di consuetudine, vi do un po' i programmi della settimana, in cui dopo la puntata di Oronzo avremo quella delle 21 e 22 sull'erboristeria tenuta da Walter, mentre martedì 18:30 19:30 avremo Sirio Retti che ci parlerà di cultura finanziaria. Alle 21:22 avremo la nostra grande Ornella che ci parlerà del Gran Reset. Poi, udite, 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 mercoledì abbiamo il 18:30-19:30 il nostro psicologo Marco Bertali con I Guerrieri di Psiche. Invece alle 21 parlerà Roberto Verdiglione della Federazione Ufologica Italiana sul tema UFO. Giovedì 18:30-19:30 avremo il dottor Marino Crisma con il titolo La mia vita negli ulivi. Invece alle 21, udite udite, avremo il professor Pietro Ratto con titolo Potentati dietro la politica. Venerdì alle ore 21 avremo il nostro architetto Pietro Tadalt, che lui parlerà del bello, filosofia sul bello, architettura, bello e dintorni. Invece sabato alle 19 avremo l'avvocato Campanella con speciale elezioni Presidente della Repubblica, mentre alle ore 21 avremo la nostra Elena Zuppin che ci parlerà di ricette di cucina consapevoli. Domenica, ormai sta diventando un piacevole incontro, la nostra veggente Maira dalle 21 alle 22 e per finire la settimana lunedì dalle 21 alle 22 con Walter Pansini in erboristeria. Buonasera carissimi amici di Ascolto e Parola. Questa sera abbiamo un ospite veramente particolare che ci parlerà di qualcosa che probabilmente non conosciamo. Ci parlerà delle discipline analogiche. Infatti, Oronzio Li Antonio è un esperto analogista. E analogista mi sembra dal 2012, quando ha conosciuto il signor esperto del loop da Stefano Benemeglio, vero? Esatto, grazie Ornella. Ci puoi Sì. Sì, raccontare di cosa ti occupi? Facci capire il quadro, dai. ok. Allora, in effetti sì, sono analogista dal 2012 e ho conosciuto Stefano Benemeglio che è definito il padre delle discipline analogiche, dell'ipnosi dinamica, della comunicazione analogica. Sicuramente come professione poco conosciuta quella dell'analogista. È molto simile a quella del counselor, solo che gli strumenti utilizzati sono parecchio diversi. Infatti, l'analogista si basa poco sul verbale, su quello che può chiaramente il verbale esprimere attraverso il canale logico digitale. Cioè, chiaramente sappiamo che quando descriviamo un disagio della nostra vita, un problema, questo subisce questo messaggio che inviamo all'esterno, subisce chiaramente delle interferenze,
dalle sovrastrutture mentali, gli schemi logici, i meccanismi di difesa, i meccanismi di offesa. E quindi per un operatore che chiaramente intende aiutare, quindi un professionista d'aiuto, queste interferenze dettate dalla parte logica possono essere un serio problema nella ricerca della causa e quindi anche nella soluzione, perché l'analogista è un operatore olistico. Quindi andiamo alla ricerca della soluzione lavorando sulle cause, non sugli effetti. Cioè, ecco, non siamo così lì pronti ad attaccare il sintomo, ma ad agire sulle cause. E come dicevo, ecco, l'analogista va, cioè, chiaramente lavora sul non verbale, che è il canale usato dall'inconscio, la nostra parte emotiva, la nostra intelligenza emotiva, come direbbe Daniel Goleman. E non possiamo escludere questa parte di noi, questa intelligenza emotiva, perché alcuni studi condotti dalla scuola di Palo Alto affermano che oltre il 93% della comunicazione è emotiva, è non verbale, è paraverbale. Quindi è importante considerare questo canale. Poi come si esprime l'inconscio? Attraverso la gestualità, ad esempio, oppure attraverso delle scelte, dei comportamenti ben precisi. Ecco, l'analogista fa questo, studia esattamente cosa porta una persona a fare delle scelte, oppure cosa significa quel gesto, quel segnale di comunicazione non verbale che oggi è conosciuto come linguaggio del corpo. E quindi l'analogista è un traduttore, potremmo dire, perché traduce questi segnali. Faccio un esempio, Ornella. Se io esprimo che sto vivendo un periodo di ansia, ed è abbastanza comune questo sintomo purtroppo, e dico, guarda, sto vivendo l'ansia da un po' di tempo, quest'ansia mi sta portando a stare lontano dai miei amici, a non frequentare nessuno. Ecco, questo segnale che ho fatto qui, non verbale, ha un valore importante, è un segnale abbastanza comune che facciamo solitamente senza dare un'importanza, perché la parte logica si sofferma sul contenuto del messaggio, sul contenuto logico, ma in realtà questo messaggio, ecco, noi lo interpretiamo come un segnale di rifiuto. Quindi, Segnale di, scusa, non ho capito. rifiuto, di Ah. rifiuto. Sì, perché significa che quell'argomento, quel tema, la nostra parte emotiva, la nostra intelligenza emotiva la sta rifiutando. Quindi, da operatore, cerco di approfondire questo argomento per capire quest'ansia che è in qualche modo legata ai rapporti sociali, da che cosa deriva. Allora, in fase di colloquio con l'interlocutore, non mi piace chiamarlo paziente. Non mi piace neanche chiamarlo cliente, quindi l'interlocutore. Ecco, approfondisco questo argomento dei rapporti con le amicizie. E molto spesso cosa può accadere? Che, ecco, si apre un argomento molto caldo. Magari esce fuori che c'è un'amicizia che si è rovinata negli ultimi tempi. Poi può essere causa emergenza sanitaria oppure per fattori personali, ma a me non interessa poco capire il motivo, ma so per certo che le amicizie, ecco, hanno qualcosa in comune con l'ansia. Allora lascio stare l'ansia, lascio stare l'ansia e mi metto a parlare delle amicizie. Magari diventa una comunicazione sempre più precisa su quell'amico o quell'esperienza particolare. Andando nella specificità, andiamo a toccare delle leve emotive importanti e questo chiaramente porterà altri segnali non verbali. L'inconscio mi farà capire se l'argomento che stiamo trattando è di suo gradimento con i segnali di gradimento, che per esempio sono andare avanti col corpo, oppure il linguino, il bagnarsi le labbra in questo modo, sì. Oppure anche accarezzandosi i capelli, oppure scoprendo l'orecchio, ci sono tanti segnali di gradimento. È un po', Ornella, come il gioco acqua, acqua, fuochino,
che l'inconscio ti dà praticamente degli indizi. E noi operatori e analogisti seguiamo le tracce che l'inconscio ci lascia fino ad arrivare alla causa reale. Questo è l'inizio. Questo è l'inizio per impostare un buon rapporto con il cliente, perché risulta così che l'interlocutore, ecco, si sente innanzitutto accolto, che è una cosa importante quando si fa un lavoro. Anche perché così pian piano si sbottona, ecco, i meccanismi di difesa si riducono, ecco, riducono l'impatto perché c'è il coinvolgimento e i nemici, il nemico dei meccanismi di difesa è proprio il coinvolgimento, l'empatia, quindi si riesce finalmente l'interlocutore ad aprire pian piano. E quando si è creato un buon rapporto, inizia una nuova fase di lavoro, e qui entra in gioco l'ipnosi, dove c'è una ricerca ancora più specifica di più eventi che sono concause di quel sintomo emergente, perché il sintomo è visto come, cioè il sintomo in realtà è funzionale. In che senso? Anche il sintomo è un segnale del corpo, ce lo insegnano tanti maestri, guru. Abbiamo in Italia anche l'Amereu, ad esempio, oppure poi c'è Claudia Ranville che ha fatto il dizionario di metamedicina, ogni sintomo un messaggio. Sì, Ecco, e conosco. questi sono, cioè questa è la nuova frontiera del benessere. Allora, capire chi si nasconde dietro quell'ansia, quell'ansia o quel sintomo emerge per comunicare all'esterno. Io dico sempre, faccio questa analogia con il cruscotto dell'auto. Noi abbiamo delle spie gialle, blu, arancioni, rosse, e quel sintomo è la spia rossa che ti dice, una volta accesa, fermati perché lo step successivo fa molto male, potresti pagarne seriamente le conseguenze. Il sintomo ti avvisa. Quindi non dobbiamo subito ricorrere a prendere la pillola oppure il rimedio che attacca il sintomo, che per qualche ora, qualche giorno riesce a domarlo, perché questa è una prova di forza che vuole fare la nostra parte logica, che vuole dominare il male, ma è sbagliato. Dovremmo entrare in merito alle cause e capire, comprendere queste cause, accettarle e chiaramente utilizzare le giuste strategie. È quello che si Posso propone di fare proprio interromperti? l'ipnosi. Posso Sì, farti una prego, scusami. domanda? Certo. Dunque, c'è questo termine, intelligenza emotiva, che hai detto tu, non è razionale, l'intelligenza emotiva, Esatto. ma di solito l'intelligenza viene abbinata alla capacità dell'intelletto, quindi del ragionamento, delle valutazioni. Sembra una cosa razionale, e invece non è razionale. Mi puoi spiegare meglio che cos'è l'intelligenza emotiva? Certo, assolutamente. L'intelligenza emotiva è la nostra capacità di esprimere le nostre emozioni, oppure la capacità di resilienza, quindi superare dei conflitti. Anche, per esempio, l'empatia stessa, quanto riusciamo ad empatizzare con i nostri interlocutori, oppure a comunicare un messaggio, cioè come riusciamo ad arrivare agli altri, e chiaramente anche a capire meglio noi stessi. L'intelligenza cognitiva è basata sui calcoli, sui ragionamenti, sulla logica, e oggi siamo molto proiettati su quella, sull'intelligenza logica, ma quella analogica, metafisica potrei anche dire, esce fuori dalle regole logiche, cioè per l'inconscio, Ornella, 2 più 2 non fa 4, magari fa 22, fa 48, fa comodino, ok? Fa un papà 2 più 2, ok? Per l'inconscio è vero ciò che coinvolge, ciò che emoziona. Quindi, se io vedo un film horror, per esempio, e questa cosa mi impressiona tanto, ecco, mi condizionerà magari quando torno a casa, ho paura che possa succedere qualcosa e di ritrovarmi in una scena del film. Perché quel film e quella scena in particolare è riuscita ad impressionarmi, a coinvolgermi tanto. Poi sappiamo, però, con la parte logica, che non accadrà nulla, che siamo condizionati, ma la paura la sentiamo lo stesso. Questo accade perché l'inconscio ha vissuto un'esperienza vedendo quel film,
e la ripropone. Non lo fa in modo stupido, ok? Lo fa perché è una forma di difesa. Le emozioni nascono come forma di difesa, le emozioni belle e le emozioni brutte. Questo è proprio, lo dice la psicologia cognitiva, la psicologia generale. Cioè, perché noi proviamo le emozioni? Perché mi innamoro o perché ho paura? Perché è il nostro sistema che si organizza per dirci che quella cosa, quella persona ha un forte ascendente su di noi, potrebbe farci del male o farci fare delle scelte sbagliate. Ma questo è l'ABC. Poi ecco, l'intelligenza è un qualcosa di più organizzato, in quanto le esperienze che abbiamo vissuto contribuiscono in una grande banca dati, che è il nostro inconscio, a riordinare queste esperienze. Quindi se io rivivo un abbandono affettivo, per esempio, e ho già vissuto in passato un grande distacco, ho una ferita d'abbandono, e poi mi innamoro di una ragazza, mi coinvolgo, quindi si attiva l'intelligenza emotiva, c'è l'innamoramento, viviamo bellissime esperienze. Anche se lei è sempre con me, ma c'è una ferita d'abbandono, l'intelligenza emotiva ti attiva, si attiva e ti fa avere quella paura che quella persona, l'oggetto d'amore, potrebbe abbandonarti. Ed ecco che inizia ad andare in conflitto la parte logica con la parte emotiva, perché poi la parte emotiva vuole vivere quell'esperienza. Ma ecco, entriamo in situazioni che, se poi questo oggetto d'amore abbandona, ecco che potremmo entrare nel sintomatico, perché una prima volta è una ferita. La seconda volta una forzatura può essere un'ansia. E allora l'ansia diventerà la causa, poi in futuro, di altri problemi. Cioè, se all'inizio io vivo l'ansia perché sono stato abbandonato n volte, poi quando avrò l'ansia dirò: no, io non voglio uscire con nessuno perché ho paura, ho l'ansia. Quindi l'ansia diventa da effetto causa. E questa è l'intelligenza emotiva, purtroppo, in questo caso, ecco, ce lo comunica. Purtroppo, per fortuna potremmo dire, ce lo comunica. È la nostra parte cognitiva che invece non lo considera questo messaggio. Capito. Spero di averti risposto. Poi io spazio Sì, molto. no, 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 è interessante perché mi sembra che l'intelligenza emotiva possa essere un po' paragonata ad una facoltà sottile, una specie di intuizione, una percezione di benessere o di disagio, una percezione di questo tipo, che poi Certo. condiziona il tuo comportamento, mi pare così che si possa dire. Assolutamente sì, assolutamente sì, e ti dico di più. Praticamente il nostro inconscio, la nostra intelligenza emotiva, istinto, non conosce la distinzione tra bene e male. Cioè, per l'inconscio, ad esempio, un fallimento o una grande conquista sono la stessa cosa. Questo è purtroppo un grande problema, perché noi non vogliamo soffrire nella nostra vita. Ma come direbbe bene meglio, un matrimonio e un funerale per l'inconscio sono la stessa cosa. In entrambi i casi, ecco, possiamo emozionarci, cioè, o meglio dire, piangiamo, perché sono al matrimonio, si sposa mia sorella, le voglio tanto bene, sono felice per lei che si sposa e quindi mi emoziono. È un pianto. Esprimo questo sentimento con le lacrime. Sono ad un funerale. Una persona cara è morta, piango perché non la rivedrò più. Ma in entrambi i casi è un distacco, perché quella mia sorella oggi è più moglie che sorella, quindi la vivrò con più distacco. E quel caro che ho perso non lo vivrò più, sarà solo nei miei ricordi. E in entrambi i casi, se c'è distacco affettivo, l'inconscio non interessa che è un evento bello o un evento brutto, si esprime attraverso il pianto perché deve esprimere questo distacco. Ma il pianto è solo l'inizio, poi cioè, può essere chiaramente, anzi il pianto anche qui è funzionale, potremmo dire, perché espleti chiaramente il dolore, secondo appunto, questo è un termine logico, il dolore che fa male, ma un'emozione per l'inconscio è la stessa cosa.
Ho capito. Raccontaci ancora un po' di cosa si occupa praticamente la disciplina L'analogista. analogica. Allora, sì, l'analogista, che è l'esperto delle discipline analogiche, appunto, ecco, le discipline analogiche sono quattro. Abbiamo la comunicazione non verbale, di cui abbiamo parlato prima, abbiamo l'ipnosi dinamica, e qui mi soffermerei un attimo, perché il termine ipnosi è molto caro e importante, e c'è un pubblico che è affascinato dall'ipnosi, un altro pubblico invece che è terrorizzato dall'ipnosi. Anche qui ci sono le esperienze magari che entrano in gioco, oppure i luoghi comune. In realtà l'ipnosi non è nulla di manipolativo, magico. Fondamentalmente noi viviamo stati di ipnosi o di trance ipnotica anche più volte al giorno, secondo il grande Milton Erickson. Basti pensare quando ci incantiamo su qualcosa, oppure parliamo con qualcuno ma non stiamo ascoltando le parole, stiamo pensando ad altro, oppure facciamo qualcosa in modo automatico e non ci ricordiamo di averla fatta quella cosa. Cioè, in Vero. quel momento cosa si crea? Una dissociazione tra la parte mentale e la parte emotiva. Quindi i due istanze stanno vivendo separatamente due esperienze, solo che tu riesci a ricordare solo una in parte. Ecco, questo stato dissociativo è la condizione base dell'ipnosi. Ma perché ci serve l'ipnosi? Perché farla l'ipnosi? Perché è lo strumento ideale per bypassare tutti quei meccanismi logici che dicevo prima, che impediscono chiaramente l'espletamento dell'inconscio, ok? Che l'inconscio è il nostro massimo interlocutore. Io, se voglio aiutare un mio interlocutore a risolvere i suoi problemi, ho bisogno di interfacciarmi con l'inconscio, e il modo migliore è proprio portarlo in uno stato di ipnosi. Che poi c'è da dire anche che ognuno vive l'ipnosi, chi la prova, in modo differente, cioè non si può definire lo stato di ipnosi in un modo ben preciso. C'è chi dorme, quindi come il sonno fisiologico, c'è invece chi è semplicemente assente, chi ascolta le parole, ma ha piacere a stare in quella posizione come il dormiveglia. Questi sono più stadi di profondità. E il caro amico del nostro caro Giorgio Castaldo, un amico brasiliano, aveva definito addirittura 50 stadi di profondità. Quindi pensate quanto potremmo scendere in profondità volendo. Il sonno chiaramente è lo stadio più profondo. Poi c'è un sonno catalettico, c'è un sonno sonnambulico, parlo di sonno ipnotico. Ora, da operatore, l'interesse principale è accedere all'inconscio attraverso l'ipnosi. Una volta fatto questo accesso, io sono nella stanza dei bottoni e posso capire quali sono le motivazioni che ti fanno soffrire realmente, e l'inconscio te le comunica perché vuole cercare una collaborazione esterna. Lo fa con la comunicazione non verbale. A quel punto sei entrato tu in casa sua con l'ipnosi e ti accoglie. Perché se l'ipnosi avviene, perché l'inconscio e la parte logica hanno accettato di fare questa esperienza. Una persona che non vuole essere ipnotizzata non verrà mai ipnotizzata. Ci sono i meccanismi di difesa. Anche è impossibile far fare a delle persone cose che non vogliono fare. Quelle sono tecniche di confusione, di mentalismo, ma non è ipnosi. L'ipnosi è qualcosa di naturale, di qualcosa di magico, nel senso che vivi un'esperienza anche in ipnosi. Solo che, come analogista, cosa succede? Che quando andiamo in ipnosi ci serve andare a rievocare un ricordo non sempre bello per la parte logica, in quanto chi si rivolge da noi sono quelle persone che soffrono in qualche modo per un sintomo o per mal d'amore, per un distacco. E chiaramente le cause di questi malesseri sono degli eventi di vita spiacevoli. E allora ci serve con l'ipnosi, chiaramente viene avvisata prima la persona del lavoro che andremo a fare, sa su che evento
ecco, ci fermeremo per un po'. Questa ipnosi inizia, dura più o meno 35-40 minuti, si andrà a rivivere quell'esperienza specifica attraverso tutti i cinque sensi, quindi si riuscirà a vedere, a vivere, a percepire, anche qui in forme diverse, cambia da persona a persona, ma il rivivere quell'esperienza è fondamentale per lo sblocco del malessere, perché si accetta a un certo punto che magari papà in quell'evento ti ha picchiata, oppure una violenza subita in passato da una persona sconosciuta. Ok, i malesseri purtroppo trovano rifugio laddove noi non accettiamo delle cose del passato, perché come diceva il buon Freud, quando noi rifiutiamo, perché quindi la rimozione avviene nel momento in cui un evento l'abbiamo registrato penoso, vergognoso, umiliante nella nostra vita, ecco avviene il meccanismo di rimozione, che non significa dimenticare l'evento, ma a rimuovere il significante energetico, cioè a un certo punto una persona svaluta, dice: ah, vabbè, ho subito questo evento nella mia vita, ma vabbè, è passato. Ecco, non stai dando dignità. E il fatto che tu non stia dando dignità a quell'evento è sbagliato per te, perché tu non ti stai dando il valore, non stai valorizzando quella sofferenza. E noi in ipnosi facciamo sì che quell'evento viene rivissuto, accettato, rielaborato, condiviso. E così, ecco, avviene la catarsi, la liberazione di questo malessere. Dopo la fase di deipnotizzazione, ecco, c'è la condivisione, dove chiaramente si parla di quello che ha vissuto, come lo ha vissuto in modo dettagliato. Certe volte è come se si racconta un sogno, Sì. ok, con dei dettagli non precisi, perché lo stesso effetto dei sogni lo vivi in quel momento stesso come se fosse reale, poi successivamente inizi a perdere i dettagli. Questo significa, ed è molto importante, che hai lasciato andare. Ed è molto importante. Questo avviene nei sogni, ripeto, come in ipnosi. Quando non ricordo qualcosa significa che hai elaborato e ora stai lasciando andare. Ed è molto meglio. Ed è molto meglio perché ti senti alleggerito. Poi alla fine del percorso, della giornata, insomma, di quest'ora di incontro, ecco, come ti senti ora? C'è un'intervista sulla situazione specifica, come stai ora, che cosa pensi di aver preso da questa esperienza, fino a tornare di nuovo al sintomo. E qua c'è una piccola tecnica di PNL che inserisco, ecco, dove si dà un altro valore. È chiaramente molto più ridimensionato, ok, al sintomo. Così che quando ecco, si finisce questo lavoro, il sintomo è stato sicuramente depotenziato. E tutto questo, Ornelle, concludo questo concetto, tutto questo è molto importante perché il fine ultimo dell'ipnosi, alla fine, è deipnotizzarti dal tuo dolore, cioè uscire fuori dal tuo dolore. Cioè l'ipnosi non è incastrarti in qualcosa, ma liberarti da qualcosa. Sganciarsi, Sganciarsi proprio. esatto, sganciarsi. Poi ci sono le altre discipline, se vuoi continuo, oppure mi Sì. posso fermare. No, Cioè no. le altre discipline sono la filosofia analogica e la fisioanalogia. La filosofia analogica ha questo assioma, in buona sostanza: felice è colui che persegue i propri sogni in libertà e in pace con la propria coscienza. E qua, mi soffermo un attimo su questo concetto perché sembra un assioma abbastanza scontato. In realtà ci sono tre termini chiave che sono sogni, libertà e coscienza. A quanto pare, secondo gli studi di Benemeglio, ecco, i principi non negoziabili dell'individuo, cioè a cui noi non scendiamo a compromessi, sono il principio del sogno, cioè io devo essere. Cioè devo avere un sogno nella mia vita, uno scopo, una meta. Il principio di libertà, ovvero io devo essere libero,
Devo poter perseguire i miei sogni. È il principio di coscienza. Devo avere consapevolezza di quello che sono e di quello che faccio. Quindi, ecco, nella filosofia analogica si studiano questi tre principi, che poi potremmo anche aggiungere rispettivamente. Nel principio di sogno lo chiamiamo anche sindrome di Dante e Beatrice, perché Dante era innamorato di Beatrice ed era il suo sogno, ma Beatrice era l'oggetto di desiderio che non si è mai poi concessa. E questo ha creato un grande problema di sogno, cioè infranto, intendo dire, di sogno infranto per Dante. Oppure, ecco, abbiamo nel problema di libertà la sindrome di Romeo e Giulietta. I due si amavano, ecco, non c'era il problema di sogno, il sogno era conquistato, ma erano impediti dai loro stessi genitori. Quindi c'è l'oggetto di impedire, non erano liberi di poter conclamare il loro amore. E questo è molto invalidante nel rapporto di coppia, d'amore, ma anche nel raggiungere qualsiasi sogno. Quindi quando ci sono gli antagonisti, gli impedimenti, si vive un problema di libertà. Potremmo pensare al contesto sociale che viviamo oggi, anche che molte persone potrebbero vivere un problema di libertà. E infine c'è la sindrome del dottor Jekyll e Mr. Hyde, questa scissione della nostra coscienza, che da una parte, ecco, c'è il pensiero della consapevolezza, che del ragionamento, che dice io sono qui perché sono vivo, ecco, c'è la parte logica che dice sono 2 più 2, cioè 2 più 2 fa 4, e poi c'è il pensiero ombra, che è quella parte scissa, che è quella parte più oscura, che inizia a vivere, ecco, quel malessere, a darti il malessere. Qui siamo nel pieno della dimensione metafisica, cioè del male, potremmo dire, non della dimensione metafisica, è tutto, cioè nel momento in cui apriamo il canale del pensiero, la consapevolezza anche è dimensione metafisica, però la consapevolezza è luce, cioè ci illumina la strada. Il pensiero ombra invece ci toglie la lanterna e non ci fa vedere più niente. E questo pensiero ombra è quella coscienza rimossa, è quella coscienza che è stata purtroppo seppellita perché fatti della nostra vita ci hanno portato a pensare che siamo noi la causa dei problemi, non più l'oggetto d'amore come nel problema di sogno, non più gli antagonisti che si mettono in mezzo e quindi mettono il bastone tra le ruote tra me e il mio oggetto d'amore, bensì sono io a essere il Io problema. E penso, sì. questo è fortemente invalidante e alienante anche. Non c'è più una coscienza bella, libera di potersi esprimere. E chiaramente. Qualche volta ci troviamo di fronte a dei pensieri o a delle visualizzazioni che sembrano non ci appartengano. È Esatto. vero? E E quello è il quindi pensiero viene da ombra. chiedersi, ma da dove sono venute fuori queste visualizzazioni? Io no, non sono così, io non produco questi pensieri. E mi è venuto in Assolutamente. mente qualche volta, non so se tu credi nella reincarnazione, ci credi? Sì, io ci credo. De se devo essere sincero, ci credo. Capisco anche chi non ci crede, però. Perché quando mi vengono in mente certe cose, dico di me stessa, ma chi cavolo sono stata nel passato? Che cosa ho fatto? Ah sì, beh, Perché non chiaro, mi è come se. appartiene, no? Non mi Sì. appartiene nella mia scelta di valori, quelle visualizzazioni, quelle cose, non mi appartengono, ma tuttavia appaiono. E quindi dico, ma appariranno perché sono collegate ad un'altra vita che ho vissuto quando non avevo la consapevolezza che ho adesso, magari. Oppure ho vissuto. Assolutamente. Ma chissà. Tocchi un argomento importante, Ornella, eh. Che è un argomento Sì. importante perché in effetti queste visualizzazioni che chiaramente sembrano non appartenere alla nostra vita, poi se andiamo in regressione e antivita potremmo scoprire che in effetti quelle esperienze le abbiamo vissute davvero, se non proprio così come le abbiamo visualizzate, ma qualcosa di molto molto simile, familiare. Ci sono anche molti casi documentati al riguardo, grazie all'ipnosi regressiva antevita, e tra i massimi esperti qua
voglio citare Brian Weiss, che è uno dei migliori sull'ipnosi regressiva antevita. Chi fa ipnosi regressiva antevita, chi vive questa esperienza, effettivamente può avere qualche ragione in più per capire perché soffre, perché sta male, perché vive certe esperienze, perché ci portiamo, alcuni li chiamano nodi karmici, altri dicono che Ecco, nodi invece. karmici, appunto, sì. Certo, poi Questo. ognuno usa un linguaggio, ma stiamo lì, ecco, siamo noi, siamo noi. Ah, sì. Ma l'ipnotizzazione di una persona è una parte integrante della, diciamo, cura del problema? Assolutamente sì, è importantissima per noi analogisti, la condizione base di partenza, perché l'ipnosi mi permette proprio di comunicare con l'inconscio, c'è una parte di pre-ipnosi attiva dove il soggetto si mette in piedi e viene stimolato in modo verbale, paraverbale o non verbale dall'analogista, dall'operatore, che questo chiaramente comporta delle oscillazioni del corpo in avanti e indietro. E successivamente l'attivazione dell'inconscio, perché l'inconscio inizia ad oscillare, cioè non è più il soggetto a spingere il suo corpo in avanti o indietro, ma è proprio l'inconscio a comunicare, si attiva un codice di metacomunicazione, cioè l'operatore, l'analogista, fa delle domande chiuse, tipo vero o falso che il tuo nome è Ornella, e il tuo corpo va avanti, per esempio. Se dico invece vero o falso che ti chiami Maria e non ti chiami Maria, il corpo va indietro. Quindi questo apre la possibilità di una comunicazione diretta tra l'operatore e chiaramente l'inconscio dell'interlocutore. E qua già iniziamo a una pre-dissociazione, ecco perché diventa ipnosi da lì a poco. Pian piano, con delle domande da protocollo che l'analogista utilizza, ben specifiche e mirate, si lavora sulla linea della vita, sulla timeline, chiamiamo noi, cioè andiamo alla ricerca di quegli eventi specifici che sono causa dei problemi di sogno, di libertà, di coscienza. A proposito di questi termini, voglio aggiungere anche che noi parliamo di problema di sogno, problema di libertà, di coscienza, che sono dei termini belli, sogno, libertà, coscienza. Non utilizziamo le parole, ecco, negative, perché le parole sono anche delle etichette. Se io dico tu sei bipolare, tu sei depresso, cioè diamo un bel peso, un bel carico. Se Sì. invece io dico tu hai un problema di sogno, ah, beh, ho un problema di sogno, devo affrontare questa cosa, devo raggiungere il mio sogno. Bello questo. E ci Certo. sono degli eventi nella nostra vita che magari hanno creato dei problemi di sogno, ma sei comunque incareggiato. Cioè, tu vuoi raggiungere il tuo sogno, non devi conclamare la tua depressione. Certo, poi c'è chi lo fa e io rispetto tutte le professioni, però se devo pensare, cioè a livello anche personale, faccio una scelta, ho fatto una scelta. Preferisco non dire mai sì, tu sei depresso, ansioso. Assolutamente. Non sento proprio, cioè, è una cosa che non riuscirei mai a dire una cosa del genere. Ma purtroppo Perché hai oggi un'alta Google. intelligenza emotiva, per questo non riusciresti Grazie, a dirlo mai. grazie mille. Purtroppo però c'è da dire che oggi molti ragazzi, giovani, grandi, hanno la googlonite, googlano tutto. I sintomi è Google che ha un algoritmo che deve etichettarti come si deve, con gli scenari più tragici, apocalittici, ti trovi i sintomi, perché basta scrivere come risolvere il mal di testa che bah, ti butta lì una malattia, potresti avere un tumore. E questo ha un impatto negativo, cioè è fa molto male. Non possiamo togliere Google, perché poi Google ha anche delle funzioni buone, perché ti permette di ricercare la data dell'Unione d'Italia che ha fatto Garibaldi, è un'informazione utile. Però ecco, dovremmo responsabilizzare tutti quanti all'utilizzo di Google, come anche a chi devi interfacciarti, chi può aiutarti nel tuo problema. Giusto, O giusto. cosa può aiutarti del problema? No, sempre, ecco, le farmacie sono diventate peggio dei discount. Le persone entrano con le buste di plastica
vuote ed escono con le buste di plastica strapiene, come se sono andate a comprare la frutta. E poi la frutta, i banconi sono tutti vuoti, cioè sono tutti pieni perché nessuno compra più la frutta, ormai si fanno integratori. È qua che dovremmo fare un lavoro di divulgazione e Sì, responsabilità, però la molto vedo molto. importante, molto importante. Ma l'analogia, non so, la disciplina analogistica, ho visto dal tuo blog che può essere utile, uno strumento, un supporto utile anche per gestire i problemi sul posto di lavoro. Assolutamente, molto utile. In diversi settori possiamo pensare alla vendita, possiamo pensare alla gestione del team o alla costruzione del team, il famoso team building, perché anche ai colloqui di lavoro, per esempio, sia dalla parte di chi fa formazione oppure fa l'intervista, e sia dalla parte di chi si candida chiaramente a un lavoro. Il segreto qui è uno che accomuna tutti: non avere pesanti conflitti da portare a lavoro o cose del passato che poi li riversi a lavoro, delle frustrazioni, delle insoddisfazioni. In modo particolare si utilizza molto la comunicazione non verbale nel lavoro, cioè dei segnali, come gestire, come gesticolare, come parlare, quali toni utilizzare per non creare reattività nei tuoi interlocutori. A livello aziendale ho lavorato parecchio con delle aziende che hanno dovuto fare proprio formazione per i propri dipendenti, e molte volte abbiamo riscontrato che ci sono dei conflitti tra proprio colleghi, tra operatori. E prima di lavorare su come migliorare il proprio brand, raggiungere gli obiettivi, aumentare il fatturato, ecco, diciamo, io dico sempre, andiamo a sistemare questi conflitti, perché poi un'azienda è una famiglia. E la famiglia, ecco, se ci sono dei conflitti, prima di tutto ci si mette i bastoni tra le ruote a vicenda, e questo non fa bene. E allora lì in quel caso si va sullo specifico e utilizzo l'ipnosi. Poi nel momento in cui, ecco, si risolvono questi conflitti attraverso sia degli esercizi di gruppo che dei lavori individuali, allora, ecco, si può lavorare allo step successivo, cioè le tecniche di comunicazione, le tecniche di persuasione, che poi non sono una forma di prendere in giro come riuscire, no, tutt'altro. Io se riesco a venderti bene un prodotto, dietro quel prodotto c'è un'idea, c'è un coinvolgimento, e questo è molto importante, perché nel momento in cui mi compro il prodotto da te, sono contento e soddisfatto, io sto prendendo una parte del mio pagamento anche emotivo. Cioè, questo le pubblicità, Ornella, scusami, lo fanno tanto. Cioè, non ti dicono della macchina della Mercedes, quanto consuma, quanto. Non ti dicono niente, ti fanno vedere il bel paesaggio, l'uomo di successo dentro la macchina, bel ragazzo con la bella ragazza. Comunicano una sensazione di benessere, ti comunicano questo, una Esatto. sensazione di benessere, Ti sì. vendono quell'idea, e quando compri la Mercedes pensi di essere quell'uomo di successo, invece sei esattamente come gli altri. Così la Mulino Bianco punta sulla famiglia felice, l'olio cuore sulla famiglia felice, le patatine, le chips sull'aspetto sessuale con Rocco Siffredi, cioè puntano su aree della nostra vita chiamate aree, cioè punti distonici, cioè dove noi abbiamo una distonia tra come vorrei che le cose andassero, come vanno realmente, e si infilano vendendoti l'idea dell'immagine perfetta. E si vendono più così. Però una parte purtroppo è vero, perché noi acquistando quel prodotto acquistiamo anche una certa forza su quel punto distonico. Per esempio Schweppes, Red Bull vanno molto sull'aspetto sessuale. E chi è chiaramente il pubblico che acquista questi prodotti? Sono giovani, sono ragazzi con ormoni, insomma, abbastanza attivi. Mentre invece la Mercedes o l'Audi sono dirette al pensionato che magari con la Esatto. pensione, con la liquidazione si compra la macchina. Esatto. Beh, chiaramente loro studiano bene il loro pubblico. Poi vedevo l'altro giorno la pubblicità della pillola del mal di testa, che ha cambiato un pochettino anche la clientela, a quanto pare, perché ora ho visto che ha messo il papà che è forte, che si trasforma prima in robot, poi che va al lavoro e diventa un professionista. Insomma, la stanno vendendo ai genitori le pillole per il mal di testa. Hanno forse capito
attraverso le loro ricerche che forse i genitori sono i primi che hanno il mal di testa, cioè non te lo va a vendere al ragazzino. Eh no, ma volevo chiederti un trucco per superare bene gli esami all'università, per esempio. Quale Ah, beh. trucco si può adottare per mettere a suo agio il professore o per far sì che magari ti chieda proprio quello che tu vorresti che ti chiedesse? Allora, un trucco molto molto sottile che non ti dà tanti margini di errore e quindi buoni successi e allo stesso tempo non fa minimamente trapelare al professore che tu vuoi, insomma, raggiungere il tuo scopo, è quello di utilizzare la cosiddetta comunicazione simbolica. La comunicazione simbolica è la rappresentazione di tre simboli archetipici, che sono l'asta, il cerchio e il triangolo, cioè noi comunichiamo archetipi ai nostri interlocutori. E questo risulta, secondo molti studi, molto efficace, perché chi osserva una comunicazione archetipica, riconosce in quella persona un grande valore. Qual è la comunicazione archetipica? Che ad esempio nel gesticolare io posso utilizzare il simbolo asta, che è puntare il dito. Quindi mentre io sto, oppure addirittura tutte le dita così in questo modo, quindi mentre parlo con qualcuno e sto esprimendo un concetto, ecco, posso fare questi segnali. Questa è l'asta, questo è il triangolo, oppure il triangolo anche fare in questo modo. Oppure il cerchio, lo posso fare in questo modo. Questa gestualità, in modo subliminale, va a colpire l'inconscio del professore che riceve queste informazioni di archetipi e quindi l'inconscio riconosce un valore, vive un'esperienza. Perché vive un'esperienza? Perché questi archetipi richiamano dei simboli molto importanti che sono di grande importanza per tutti quanti noi. Perché l'asta è il papà. È un simbolo fallico. Il triangolo richiama la mamma, sempre per organo genitale, e il cerchio richiama l'ego, se stessi. Quindi, ecco, i nostri simboli più importanti della nostra vita sono mamma, papà e noi stessi. E attraverso questa gestualità li rievochiamo. E rievocandoli, ecco, si crea quella che possiamo anche chiamare ipnosi attiva. Cioè, a un certo punto, se utilizzati bene, non solo nel gesto, ma anche nella parola, oppure nel comportamento, che è un po' più difficile nel comportamento, però si può ecco, entrare nelle simpatie, nelle grazie del professore. Il professore è più buono con noi perché riconosce un valore che va al di là di quello dei contenuti. Anzi, siccome io l'ho utilizzato per i miei esami universitari, questa tecnica qui, a un certo punto il professore non ascolta più quello che dici, sta semplicemente annuendo. Oppure sorride, oppure si distrae, ma ti dà il voto buono. La stessa discussione di laurea della mia tesi, io chiaramente ero preparato su questo, su come dovevo, non solo sull'argomento, io ho portato psicologia sociale come tesi, ma mentre mi esercitavo alla discussione, chiaramente, della tesi, io gesticolavo in tutti i modi, mi guardavo allo specchio, mi registravo e ho visto che ero riuscito ad avere una comunicazione abbastanza persuasiva utilizzando questi tre simboli. E infatti, quando ho fatto la mia discussione di tesi, è durata 2 minuti e ha detto complimenti, mi ha fatto tutti i complimenti davanti a tutti i miei colleghi e mi ha dato il massimo dei crediti che poteva. 2 minuti, invece tutti gli altri un quarto d'ora erano meravigliati, ma come ha fatto? Solo 2 minuti e non avevo detto nulla, cioè 2 minuti, avevo fatto solamente l'introduzione, cioè mi ha permesso subito di essere, mi ha anche elogiato questo professore. Non pensavo, non avevo mai avuto modo di avere stretto contatto con lui. Io invece all'università ho fatto lettere, avevo un professore comunista. E Ah, allora mi mettevo le magliette rosse e fantastico. quindi sì, no, non era solo per questo. Poi avevo una strana facoltà che era quella di farmi chiedere proprio la parte di libro che avevo studiato. E quindi ho preso sempre 30, 30 e lode perché sono riuscita sempre a condizionare i miei esami. Ma mi faceva ridere il fatto di mettermi le magliette rosse, le Dolce Vita rosse per fare l'esame col professore comunista.
Congratulazioni, comunque hai utilizzato una comunicazione molto persuasiva, cioè lui ha acchiappato sui colori, non riusciva a portare il complimento. Poi dobbiamo dirlo, voi donne avete una marcia in più, sull'intelligenza Sì. emotiva avete una marcia in più ora che gli uomini, insomma anche io sono un uomo, non me ne vogliono, però questa intelligenza emotiva, secondo degli studi, nelle donne effettivamente è più accentuata perché le donne, insomma, per secoli, migliaia di anni, da sempre, ecco, accudendo la prole, hanno dovuto imparare dei linguaggi non verbali. Noi bambini Bravo. hanno il pianto come strumento di comunicazione. Piangono perché hanno mal di pancia, perché vogliono la tetta essere lattati, oppure perché vogliono dormire. E un uomo può essere un po' più imbranato lì per lì a cercare di decodificare questo linguaggio. Invece le donne hanno imparato molto velocemente. E questo a livello ecco, biologico ha creato anche una formazione degli emisferi destra e sinistra in un certo modo. E anche lo stesso corpo calloso, che è la parte centrale del cervello che separa i due emisferi, nella donna è molto più È più sottile, permettendo più sottile. connessioni. Sì. Invece noi uomini abbiamo un corpo calloso più spesso e quindi non siamo subito lì pronti a cogliere dei messaggi. Voi donne, poi nel tuo caso particolare parliamo anche di sensibilità nel caso del professore, sei riuscita ancora di più. Questo è una dote, potremmo dire. E poi devo dire che ho capito subito, quando andavo all'università, che non dovevo io aspettarmi di essere messa a mio agio, ma io cercavo di mettere a loro agio gli insegnanti. E quindi per me l'università è stata proprio uno scherzo, perché devo avere colto i punti nodali del rapporto con il docente nella fase esaminatoria, diciamo. Fantastico, cioè sei riuscita a mettere tu a loro agio i professori. Questo non Sì. è da tutti, è difficile per molte persone perché sono io allievo, studente, che ho l'esigenza di essere accettato. Tu evidentemente hai superato tanti, tanti schemi, che sei riuscita ad uscire da questi schemi e a mettere a tuo agio. È ottimo, cioè magari lo riuscissero a fare tutti. Ma io penso che se glielo si racconta, poi lo fanno. Magari sono tanto emozionati che non riescono ad avere quel distacco dalla scena sufficiente a vedere gli attori coinvolti, ma magari se uno glielo dice, guarda che il professore ha bisogno lui di essere messo a suo agio, perciò vai sorridente, stai rilassata e vedrai che va tutto meglio, no? Assolutamente, assolutamente. Sì, anche perché rafforzo quello che dici, proprio perché dietro il professore c'è l'uomo o c'è la donna se è una professoressa, quindi tutti Esatto, quanti viviamo esatto. dinamiche, cioè vengo qui, ascolto 10 persone sugli esami orali e magari sono tutti lì impauriti che vogliono il voto, non vivono un'esperienza, vivono uno schema quotidiano che purtroppo può anche portare dei risultati negativi. Magari oggi sono arrabbiato, me la prendo con te perché diventi il mio sfogo. Invece chi come te, Ornella, è riuscita a mettere proprio a agio il professore, significa che è riuscita ad accoglierlo anche, cioè a farlo stare a suo agio, a farlo rilassare un pochettino, Certo, che è una cosa sì. Sì, molto vincente, assolutamente. Dovremmo dirlo a tutti, in effetti. certo. Il fatto è come si fa, cioè non è semplice. Se poi ecco, abbiamo gli strumenti, oggi ci sono i social, grazie a Dio abbiamo la possibilità, siamo Ascolto e tutti dei parola professori. anche. Abbiamo ascolto e parola. Abbiamo ascolto e parola anche, assolutamente, che è una cosa molto importante, quello di comunicare agli altri, però purtroppo sono presi tutti da un minimo, da chi dà riconoscenza, accettazione, i like, le interazioni, i commenti, e si perdono cose che invece sono di valore, che chiaramente portano un contributo importante alla tua crescita, perché purtroppo è questo che ci danno i social come tanti altri strumenti. Tu devi essere qualcuno, e se qualcuno, se vieni visualizzato, se vieni, insomma, se ci sono interazioni, se ci sono like. Però nessuno che ti premia se tu lavori sulla crescita personale, se tu riesci a portare valore alla tua vita. Se riuscissimo a cambiare questo,
Ecco, sarebbe la gente ad avvicinarsi a noi. Se riuscissimo a dire, ok, tu hai fatto qualcosa, un corso per te, sei cresciuto, hai raggiunto dei risultati validi, hai fatto del bene, perfetto, ecco, hai una riconoscenza, un premio, quindi sei bravo, ti facciamo andare in TV, tutti quanti avrebbero quelli come modelli idoli da inseguire. Invece qui abbiamo sex symbol, cose di questo tipo, e allora ci perdiamo su Canale 5 e altre cavolate. Ecco, ora magari una piccola critica per dire che si potrebbe fare di più, ma chi potrebbe non lo fa. Certo. Noi nel nostro piccolo siamo dei piccoli pionieri, Ornella, con Ascolto e Parole e con altri strumenti, ma solo dei piccoli pionieri. Facciamo sicuramente sempre più rumore ultimamente, quindi questo è buono. Pian piano arriveremo a ribaltare le cose, dobbiamo avere fiducia. Ma noi, devo dire che noi di Ascolto e Parola puntiamo moltissimo sulla qualità. E tutti coloro che intervengono danno un apporto molto importante per una visione della vita di qualità e non la qualità consumistica, ma la qualità della crescita personale. Proprio questo facciamo noi. Perciò, E lo vedo, lo vedo. sì. Ho visto qua il vostro canale, ho sfogliato un po' perché Maurizio mi ha mandato il link e ci sono veramente tanti argomenti interessanti. Ora devo stare un po' lì a trovare del tempo, ma qualcosa l'ho ascoltata. Questo sarebbe veramente molto importante portarlo a tutti quanti. Sì, E sono portarlo a tutti sicuro quanti. comunque, questo è un canale molto promettente. Io non conoscevo questa realtà, infatti. Mi ha fatto molto piacere sapere che su Telegram, grazie all'amico Giorgio Castaldo, c'è questa opportunità. Infatti l'ho già trasmesso a qualcuno e mi auguro che si aggiungano in questo canale qui e potranno seguire tutti gli argomenti interessanti. Ma noi speriamo di averti con noi spesso e sarai tu a Volentieri. proporci anche dei tagli particolari adatti al momento, perché tu conosci quali sono le discipline analogiche, noi sentiamo da te, quindi tu, conoscendo la situazione attuale, potrai fornirci, aiutarci, dandoci delle puntate, monografiche, magari su qualche tema particolare. Ok, sì, entriamo più nello specifico, sono d'accordo. Bene. Magari anche sulla base, se siete d'accordo voi, magari qualcuno che ha qualche domanda, richiesta in particolare, per esperienza vissuta e ancora più specifica, una cosa del genere, io resto a disposizione con molto piacere, Ornella. Grazie, sei molto gentile, molto comunicativo. Grazie a voi, grazie a voi. Eccolo qui il nostro Giorgio, vedo con tanta felicità, non lo vedevo da tanto tempo. Bene, bene. Grazie, devo dire la mia, io grazie a questa scuola, che è un percorso di quasi 4 anni, diciamo, ho avuto il mio modo di fare, di insegnare, anche io perché sono un ricercatore autodidatta, che mi ha dato veramente motivazione di vedere le cose a 360 gradi. Grazie agli studi, di questa scuola, che è favolosa, però è poco conosciuta dai molti, ma è qualitativa. Comunque io sono sicuro che Oronzo ci farà onore. Sì, Grazie sono con Oronzo. molto piacere. Ti Resti grazie auguro tante molto, belle cose. grazie mille, grazie. Ti ho Grazie a fatto te molto Ornella, Giorgio piacere. e Maurizio. Buona serata. Ciao, un saluto a tutti quanti.